Per far sì che tornino gli investimenti serve fare riforme strutturali più ambiziose. Lo ha detto il presidente della BCE, Mario Draghi, al termine della riunione dell'Eurogruppo a Milano. L'Eurogruppo ha ribadito l'impegno per ridurre in maniera effettiva il carico fiscale sul lavoro. Si tratta di una chiara priorità politica. Per sostenere la crescita in Eurozona, secondo il commissario europeo agli affari economici, Jyrki Katainen, si può fare molto anche all'interno delle regole già esistenti. Soltanto se le politiche strutturali, le politiche di bilancio, le politiche monetarie andranno avanti di pari passo, ci sarà un ritorno degli investimenti. Gli investimenti sono necessari per alimentare la crescita, creare nuovi posti di lavoro. E se mi si consente di dirlo, uno dei punti essenziali trattati oggi in riunione è stato proprio questo, porre l'accento sulle riforme strutturali. Far sì che tornino gli investimenti significa avere riforme strutturali più ambiziose. Sono queste lo strumento necessario e praticamente tutti coloro che hanno preso la parola si sono detti convergenti su questo punto. È necessario con urgenza avere riforme strutturali e quindi i paesi dovranno affrontare le raccomandazioni specifiche per paesi dell'Unione Europea per il 2014 in maniera determinata. Come la stessa BCE ammette nel bollettino, come tutti sappiamo, il quadro macroeconomico oggi è molto peggiore di quello di 6 mesi fa e c'è un'ovvia meccanica implicazione per i conti pubblici. Noi comunque rispetteremo gli impegni presi. L'obiettivo del governo è creare le condizioni perché la legge di stabilità non sia solo una fotografia dell'esistente, ma sia invece un altro segnale dopo lo sblocca Italia di rilancio del paese. Insieme, lo dico con forza, lo dico anche a Draghi, insieme al fatto che siamo assolutamente coscienti e convinti come governo che non c'è bisogno dell'Europa per farci fare le riforme, le vogliamo fare noi perché è assolutamente necessario. Le nuove previsioni della Banca Centrale Europea forse non sarà sostenibile in un clima di crescita non positiva per tutta l'Europa, anche il debito pubblico italiano, quindi maggior rigore, cosa ne pensi? Renzi ha mostrato slide, sorrisi, ha detto anche nelle ultime ore che ridurrà ancora di più, magari fosse, le tasse sul lavoro, però mi pare che i conti siano negativi, che la BCE oggi abbia sostanzialmente richiamato ai propri doveri le autorità di governo italiane e temo sangue e lacrime nel futuro, meno slide e più tasse, questo è molto brutto e dimostra che Renzi è un ottimo interprete ma è un cattivo gestore della situazione. Voglio rassicurare, la posizione del governo è molto chiara. Non si tagliano i servizi, si tagliano gli sprechi e questo serve per rispondere alle esigenze di famiglie ed imprese di riduzione delle tasse. Non si può fare cassa sulla salute dei cittadini. Tutto ciò che si risparmia sul servizio sanitario deve essere reinvestito in sanità. Renzi deve rispettare il patto con i cittadini e il patto sottoscritto con i governatori delle regioni. La spesa va riqualificata, non tagliata in maniera indiscriminata. Sanità e pensioni non vanno toccate, perché le politiche di austerità stanno portando questo Paese in una condizione drammatica e l'economia allo stremo. Di applauso, di incoraggiamento al... Noi chiediamo con questo girotondo il Parlamento, il Presidente Boldrini e i capigruppo di calendarizzare la proposta di legge di iniziativa popolare, rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia, perché contempla questa legge una libertà civile che chiedono i cittadini. E questa proposta di legge è stata depositata con oltre 67.000 firme in Parlamento l'anno scorso, il 13 settembre.